Cari videogiocatori, care videogiocatrici, ben ritrovati. Sempre qui, siamo nella villa ormai di Tommy, non più di Diaz, in GTA Vice City Definitive Edition. Allora, ho un bel po' di missioncine da fare, come potete vedere dalla mappa. Io direi di iniziare, almeno la prima, di iniziarla da qui. Estorsione. We gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say? You're my lawyer, l'avvocato e anche Avery. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Siamo un bel quartetto, They're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Dobbiamo fare casino, praticamente. Raggiungi il centro commerciale North Point a Vice Point, va bene. Io ho una mia bella macchina ultra veloce. Prendo questa. Ah, e sì, prendiamo un po' di roba. Come potete vedere ho preso altri soldi, sì, perché ho fatto un po' di violenze in giro, non le ho ancora completate, però le ho fatte. Poi finirò anche quelle. Va bene, dai, però non interessa la storia principale. Andiamo a fare il bordello. Sono bello carico oggi, vorrei registrare quanto più possibile. Spero di registrarne almeno 2 di puntate o 3 in tutta la giornata. Vediamo un po', perché comunque il tempo, essendo del PlayStation Now, il tempo poi scade, non è infinito. Il gioco poi lo tolgono. Vabbè. Andiamo, 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 andiamo. Veloci, veloci, veloci. Vai, vai, Tommy, vai, vai, vai. Che oggi sono bello pimpante. Sono pronto a fare il casino. Il casino? No, il casino. Ma non c'è il casino, vabbè. Wow. Ah, poi quasi quasi posso comprare anche quella casa. Devo comprare anche gli appartamenti, è vero. È vero, è vero. Distruggi le vetrine di tutti i negozi, i proprietari saranno pronti a chiederti protezione. Protection. Ok. Iniziamo da qui. Tra l'altro c'è la polizia, bene. Romperà subito le balle la polizia. My livelihood destroyed. Esatto, ricordatevi il nome di Tommy. E levati dalle balle. No, non volevo sparare. Vabbè. Ho dato un bel pugno nei denti al poliziotto. Ok, non era mia intenzione. Mi sparano già? Conoscono già ormai il mio nome. Adesso sì che lo conoscono. Altro che. Allora, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Muoviti, Tommy. Non abbiamo tutta la giornata. Distruggi tutto. È già finita. Non ho dovuto neanche completare l'opera. Bene. Ora puoi comprare proprietà in certe aree della mappa. Sì, ma lì io le ho sempre fatte. Le proprietà le ho sempre fatte all'ultimo. Io direi di andare avanti con le missioni. Le proprietà, l'ultima cosa, dai. Il Malibu. Posizionati sul simbolo e premi R1 per acquistare la proprietà. Va bene, sì, lo so. Lo conosco il gioco. $2000, ci siamo fatti conoscere, bene. Io direi di cambiare anche l'abito, mettere quello bruttarello. Quello che non piace a me, ma solo per cambiare un po' l'outfit di Tommy.
Dov'era? Di là. Ah, il cellulare. Chi è? Howdy, son. Just thought I'd ring you up and give you some advice. Ah, Avery. There's a lot of opportunity in this town. Come va, Avery? You catch my drift? I reckon. All I'm saying is no, forse è sotto. And you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Grazie, Avery. Sei un amico. Qui, infatti. Sì, voglio mettermi gli abiti da lavoro. Dai, per cambiare un po'. Non sono un granché, effettivamente, però noi stiamo lavorando. Dai, e dove posso andare? Abbiamo ancora un bel po' di roba, eh? Chi è? Get to the payphone at the airport terminal. Ah. Subito, così. Un altro lavoretto da sicario. Questo ci chiama anche alla sera. Noi abbiamo un attimo di libertà. Va bene, visto che sei tu, quasi quasi ti faccio per primo. Rubo questo pick up e ci vediamo all'aeroporto. Eccomi di fronte all'aeroporto internazionale Escobar. Chissà, forse lo avranno dedicato a Pablo? D'accordo, dai. Ironicamente. Entriamo dentro. Entrando dentro, purtroppo, le nostre armi ci verranno tolte. Eh sì, è un po' come il circolo del golf. D'accordo, dai, il telefono squilla. Sono qui, l'ultima partenza. Sono anche vestito giusto per questa missione. We'll walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person, retrieve the case, and take it to the location taped under the phone. Va bene, è da notare che lo scopriamo solamente noi. Questo è un terminal. Ci potrebbe essere un casino di gente, ma siamo noi a rispondere al telefono. Giustamente. Osserva la donna sul balcone, scenderà per le scale e chiederà l'ora. Solo quando la conversazione avrà termine dovrai uccidere l'uomo con cui ha parlato, ma non la donna. Una volta eliminato il bersaglio, recupera la sua valigetta e portala da Ammunition, downtown. Tieni la distanza dal bersaglio, la barra da una parte superiore destra dello schermo indica quanto gli sei vicino. Se si riempirà, verrai avvistato. Va bene, dai. La signora? La vedo. Signora, vuole partire? Ok, mi ha dato retta. Noi ci mettiamo in un punto favorevole, tipo qui. L'uomo è quello lì, io lo so già, In realtà lo so già. Ok, siamo un po' vicini, ma non fa niente, va bene. Ce l'ho sotto tiro. Sotto tiro. No, l'ho mancato. Quello è ignaro completamente. Ok. C'è il complice, come potete vedere. Non voglio ammazzare la signora. Ok. Andiamo. Lei è un angioletto, come se non sapesse nulla, Dai, portiamola a downtown questa roba. Chissà che cosa contiene. Prendo prima la mia roba perché giustamente è mia. E mi serve un mezzo, velocemente. Questa, la Phoenix, vai. Tu, scendi. Devo girarmi. Ok, di qua. No. Maledetto. No, il pick up era un po' lento. Però la polizia mi sta creando calmi. Non mi fanno andare via. Oh, finalmente. Ma cos'è? Mi state tormentando, Un po' troppo. Dai, muoviamoci. Adesso qui arriveranno dei simpatici. Vedete? Però io vi ho fregato. Ah, arriva anche la polizia. Come se non bastasse. No. Mi stanno crivellando di colpi. Ecco, vedete? Scendi.
Ok, vai Tommy, vai, vai. Rubo un'altra auto. Allora, hanno già fatto un bel lavoro, un lavoro coi fiocchi, va bene. Niente ragazzi, tutto va in malora oggi, non... D'accordo, un altro mezzo. Allora, mi hai rotto le balle, ti rubo la tua auto. No, non posso. Eh sì, sono ispanici? Il peccato che il suo compare è morto, Non può più sparare. Già. Quello che stava fuori, che spuntava dal tettuccio dell'auto. Se non ce l'ha più non può fare più nulla. Adesso ho preso un Infernus, con questa non ci sono problemi. A parte che ho investito un povero uomo, un povero poliziotto, credo. E vabbè, sono effetti collaterali del mestiere. Dai, muoviamoci. Andiamo anche contro mano, perché tanto ormai abbiamo infranto tutte le leggi dello stato delle... di Vice City. Dovrebbe essere la Miami fittizia, quindi Florida. $8,000. Bene, è andata bene. Ragazzi, a questo punto, visto che sono qua, io direi di fare il teschio, che sarebbero poi i love fist. Bene, dai, andiamo. Rock. Musica rock. Love Juice. E c'è anche Kent Paul. Hey, Tommy. Nel mezzo. Da notare i dischi d'oro. Let me introduce you to the band. This is Per, Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Dick mi sta un po' sul cazzo. Jez, you remember. Don't be playing them games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English. Good one in America. Look, the thing is, Tom, the boys need some help. They ain't too connected here. They don't have your hands, your father. We need some drugs. Ecco, hanno bisogno di droga, ma a Vice City è piena di Vice City è piena di droga. Love juice, man. We need love juice, man. Can? Ah, una droga speciale. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Spacca lo stomaco, praticamente. Se viene ingerita, se viene inalata, spacca i polmoni. Va bene, dai. Incontriamo lo spacciatore, che è praticamente a due passi. Spacciatore? Spacciatore di Love Juice? Sono qui, eh? Ciao, bello. Ecco, maledetto. Ecco, questo si è fregato i miei soldi, ma adesso la pagherà. Bacerà l'asfalto, ve lo dico io. Boom. Spara pure, ma non me ne frega niente. No, va, vedete? Merde, siete delle merde, eh. Ok, andà. No, volevo la tua bella macchina, amico. Chi è? Hey, Mike, the guys could do with some company, if you know what I mean. I know just the girl. Ah, andiamo a prendere anche Mercedes. Sì, quella, la figlia del colonnello Cortez. Vi ricordate? Lui ci aveva detto, Tommy, bada a mia figlia, controlla quello che fa, e noi lo facciamo nel peggiore dei modi, probabilmente. La diamo in pasto a quei drogati. Ma penso che a lei piaccia, la cosa, perché mi sembra un tipo un po' particolare. Mercedes, va bene, dai. Poi alla fine scopriremo che questo si voleva ammazzare. Scopriremo che il colonnello non vuole che la figlia diventi un avvocato. Però tranquillo colonnello, Mercedes non diventerà mai un avvocato, però più avanti entrerà nel cinema per gli adulti. You don't know who you're blocking,
Qui devo comprare anche un'altra casa, e vabbè. Poi dovrò fare comprare le case, è vero. Per il 100%. Mercedes. Hey Mercedes. Hiya Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fest? Okay. But just as a favor, I expect basta pagare. Come se fosse una prostituta. Allora, andiamo. Sì, sì, sì. Abbiamo un minuto e mezzo, più che sufficiente per portare la Mercedes dai Love Fest. Detto così, sembra che io gli stia portando loro un'auto, in effetti. Dai. No, non ti schiantare, Tommy. Guida bene. Per Diana. Dai, che è l'Infernus è una macchina, una delle migliori macchine insieme alla Cheetah. Beh, non dimentichiamoci anche della Banshee. Okay, oggi non so perché, ma sto guidando malissimo. La polizia. Oh, ma quest'auto è come se sotto le sue ruote non ci fosse un asfalto, ma una lastra di ghiaccio lunga chilometri. Siamo arrivati. Ok, dai, lavora. Lavorateli. Come solo tu sai fare. E questa missione è fatta. Dove si va? Abbiamo Tommy, l'haitiana e il cubano, giusto? Andiamo da... non lo so, da... un attimo, chi è? How you doing, Mike? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention. We're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch. I motociclisti, sì, la gara. Dai, la facciamo subito. Visto che nei dintorni. E io ci vado ancora vestito così. E poi magari cambierò l'abito. Dai, andiamo dai motociclisti. Mitch è uno simpatico, alla fin fine. Ci farà fare una bella gara in moto, con delle moto ingovernabili, però a noi ci piace. E via, 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 scendi Tommy. Tra l'altro, nei dintorni del club, bar di Mitch e Company, c'è anche una catapecchia. Io direi di acquistarla subito. Ciao bimba. Direi di acquistarla subito, così almeno posso anche salvare. Non salvo, ma... vedete, questo può essere un nostro rifugio, una catapecchia. Fa veramente schifo. $1000, infatti, per comprare una baracca. Uno schifo. Vedete, me lo ricordo troppo bene GTA. Prima di fare i ragazzi, che è qui praticamente il posto, direi di prendere... anche questo nei dintorni, praticamente a fianco, il giubbotto antiproiettile. Vedete? Subito qua. Cosa volete di più dalla vita? Adesso possiamo fare i motociclisti, dai. Ciao amico. Chopper, ok. Un omaggio a Easy Rider. Due ruote d'acciaio. Where's Baker? Io vestito così. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? Gli hanno dato una ripassata. We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Sembrano dei fan del stronzo. Non l'avevo mai notata questa cosa. Bello. Go see how this girl handles the pipe. Stronzo. C'è qualche italiano. Va bene. Tra l'altro sono anche fan dei Love First, visto che c'era la loro insegna, la loro scritta.
Va bene, dai, questa facciamo la gara, ce la facciamo. Con questi bei vestitini. Sì, io starò una mammoletta. Ecco, si cappò. Il primo già voleva fare un'impennata. E è stata facilitata la gara, perché l'ho notato già da... insomma, come non detto. Sono terzo. E levati dalle balle. L'altro è rimasto indietro. Dai, tanto sono tutti qui. Io li supero senza problemi. Vedete, già quello si è infrascato. Dai, 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 dai. È il primo? Dov'è il maledetto biker? Ah, è qua. È andato... Ok, sono già primo. Boh, non bisogna andare troppo veloci, perché la moto non regge le curve. Le regge male. Giocate con tranquillità. Se state facendo questa parte, senza premere troppo il tasto dell'acceleratore. Non li vediamo neanche più. Sono più biker io di voi, che lo fate da una vita. Dai, dai, che va benissimo. Signora, attenzione. Potrei anche fermare... ecco, vedete, io mi guardo alle spalle, sbaglio. Sta arrivando, sta arrivando. Devo sbrigarmi, se no quello mi supera. Dicevo, potevo anche fermarmi per prendere una pizza intanto. Vedete come si fa presto a schiantarsi contro le auto, contro gli edifici. Ho vinto, ho vinto. E senza neanche impegnarmi, 2 e 4 minuti la gara, Meno male che non c'era il trofeo come in GTA 3, vi ricordate la gara di El Burro. Ok, dove vado? Ah, beh, per prima cosa magari cambio gli abiti e metto quelli da corsa. E poi vado o da haitiano o dal cubano. No, facciamo haitiana, ce li leviamo dalle balle gli haitiani, perché resta ancora una missione. Ci rivediamo dagli haitiani. Eccomi di fronte alla signora Voodoo, dai. Chiudiamo questo cerchio. Ho messo la tuta da corsa perché in questa vita frenetica ci tocca sempre correre, purtroppo. Tutto di nascosto. Ciao zia Pole. Pule? O Pule? No, Pule mi sembra. Do I know you? Zia Pulenta. One more thing and I can let you go, Tommy. C'è un fucile. Tommy è sempre... appena entra qua dentro è sempre strafatto. While they fight in the streets, you will take this rifle. No one sees you, no one hears you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron string. Okay, Auntie. Va bene. Si sparano già. Dobbiamo vincere questa battaglia. Se vincono, se i nostri muoiono, sarà la fine, ma non sarà mai la fine. Devi eliminare i nemici da lontano, non devono vederti, sì. Va bene. Dai, allora, questa è una missione un po' ostica, per così dire. Allora, per prima cosa noi andiamo qua. Iniziamo ad accopparli. Non è tanto difficile, però... Vedete, ce ne sono qui, ce ne sono di là. Poi prendete la pillolozza che rallenta i movimenti. Almeno avete più tempo per seccare e vedere i nemici. Sembra che gli haitiani siano in vantaggio, almeno a me pare di sì, quindi sto facendo tutto giusto. Quello non è morto, stranamente. Rinforzi, non vedo nessuno. Ok, sì, arrivano, arrivano. Quello con la katana è il primo che deve morire, ecco. Gioca sporco,
Sta andando tutto bene, credo. Cadono in modo del tutto naturale. Hanno un infarto, sì, una cosa naturale. Morte naturale, vedete? Missione completata. 5.000 bei bigliettoni. Ne sono rimasti in tanti. Ho fatto un lavoro coi fiocchi. Così zia Pule è contenta, vero? Ho fatto il lavoro, zia Pule. Un lavoro qui. Chi è? Tommy, why you coming back here, fi? Me tell you we don't want to see around here no more. Questa è la zia Pule, adesso non ci vuole più nel suo quartiere. Ehi, cubani, come mai siete nell'area degli haitiani? Va bene, dai, adesso andiamo dagli haitiani, da Umberto. Tanto è subito qui, non vi faccio nemmeno il taglio. Ci godiamo questo viaggio in moto. Con questo chopper. No, che cavolo, stavo andando da cosa, scusate. Stavo andando da Mitch. Noi voglio andare dei cubani. Perché sono andato di là, non lo so. Vabbè, ho sbagliato strada. Chiedo scusa. Come vi dicevo, è subito nei dintorni, vicino. Si odiano gli haitiani e i cubani perché i loro quartieri sono praticamente a fianco l'un l'altro. Siamo quasi arrivati, quasi. Dai. La pubblicità della Rockstar è sempre presente. Dai, facciamo anche questa. Voodoo a doppio taglio. Sì, questa conclude anche le signorine. Ah, Umberto tenta il rimorchio. Attenzione. You know what I'm gonna do? I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Con quella maglia sopra l'ombelico. È molto sexy. I would touch you with a 10-foot pole. Umberto, he likes the lady, not some goat in a skirt. Ha fatto una figura di cacca davanti a suo papà. I love you. I love you. Let's go. Go where? Non sei mio tipo, Umbi. Besides, I just had one. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. You go and get us a little car. Ah, mi serve una voodoo. E devo portarmi appresso Pepe. Hey Tommy, use your solvent as an explosive. Boom. Bye bye. Va bene. Umberto, non vieni con me? Da notare il padre e l'altro dipendente che sembrano due belle statuine. Ma lui non viene, ok, trova sempre la scusa. Ciao Pepe. Prendi Pepe. Allora, dovrebbe esserci nei dintorni, se non è... lui parla, Tommy. Dovrebbe esserci nei dintorni un'auto degli haitiani. Non mi ricordo la posizione, ma so che c'era. Qui da qualche parte. Porca miseria. Se non ne rubo una, Male che vada. Pepe, non morire mentre attraversiamo la strada, por favor. Lo dico pure in spagnolo. Eppure io ricordo un'auto haitiana nei dintorni. Non vorrei dire cavolate, ma... Vabbè, questa qui è la voodoo, va bene lo stesso, dai. Non mi serve l'auto parcheggiata. La rubiamo direttamente a uno di loro. Scendi, levati dalle balle. Dai, andiamo dai nostri amici. Amigos. Il tuo quartiere. Scommetto che appena arriviamo dagli haitiani, ecco, Little Haiti, direi che fa cagare. Infatti. Me lo immaginavo. Va bene.
They do nice pizzas here. Va bene, un giorno ci andiamo. Tutti e quattro. Anzi, tutti e sei. Visto che sono in quattro lì e noi altri due. Va bene, dai. Hola, amigos. Hola, chicos. Bueno, putas. Vamos. Vamos indeed. Saluto, my compadres. Va bene. Raggiungi gli altri alla fabbrica di droga. Ok, niente di più facile qua. È bello che gli haitiani sono proprio dei coglioni, dei coglionazzi, ci fanno entrare senza problemi, eppure loro sono vestiti da cubani, io ho vestito con la tuta. Ma loro guardano più le auto, non guardano neanche le facce, fanno entrare così. Con nonchalance, inizia a piovere, bene. Vedi come fa? Venite, venite. C'eravamo già stati qui. Ci salutano pure. Massimo, non mi serve la tua copertura. Io prendo la mia bella macchinina. Ciao. 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 La zia Pulé non ama questa cosa. Scusami, Levati dalle balle. Allora, posso iniziare a mettere... Vero? Sì. Metti la prima bomba, partirà il timer. Ora bisogna muoversi un minuto. La seconda velocemente. E l'ultima che va messa di sopra. E la fabbrica di droga farà un bel botto. Ma così tanto danno la colpa a loro, no? Essendo una fabbrica di droga, magari... Oh, non va? Ok. Essendo una fabbrica di droga, magari con roba chimica, loro giocano a fare i chimici. Poi magari salta tutto in aria. Devo uscire velocemente. Via, 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 via. Che però non posso passare di qua, ma devo fare il giro di qua. Salire le scalette e lanciarmi. No, neanche. Non c'è neanche il tempo. Boom! Ed è fatta anche questa. Ora gli haitiani ci odieranno a morte. Gli abbiamo distrutto la loro fabbrica. Con cosa mangiano adesso? Come si guadagnano il pane? Ci sono un po' troppi cali di frame rate. Bello il fuoco sospeso in aria. Grande rabbia a Little Havana. Bene. E mi ha fatto guadagnare un trofeo. Ok. Qui posso saltare anche sull'altro edificio. E dove andiamo? A Umberto non mi chiama, non mi fai i complimenti. Tommy, Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. Incredible, Tommy. Incredible. No whip, Tommy. Abbiamo chiuso anche questa parte. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us. Grazie. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Magari andiamo a mangiarsi una pizza, no? Ha detto che è buona. Ciao, ragazzi. È stato un bel lavoro. Abbiamo fatto un bel lavoro. Allora, abbiamo Tommy Abbiamo Tommy, poi i Love First e i Biker. Cosa facciamo? Chi è il più vicino a me? Mani sporche di sangue. Ho guadagnato il trofeo per aver raggiunto... Sì, ma ce l'hai. Andiamo dai Biker. Non vi faccio di nuovo il taglio perché tanto è sulla strada. Non devo neanche fare chissà cosa. Nel giro di 10 secondi siamo lì. Tra l'altro, visto che vado dai Biker, mi conviene anche prendere il giubbotto. L'unica cosa è che... Oh, le armi... Sì, ma un po' di roba ce l'ho. Va bene, sì, sì. Si può fare, si può fare. Magari prima salvo, perché non si sa mai. Ma non salviamo neanche. La facciamo direttamente, su via. Dai, che la conosco. Bollire la pentola. In pratica dobbiamo fare casino. Got you again. Hey, Rossetti.
Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. Basta giri. It's a fight that's gonna settle this and bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. Fatto le ricerche. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm going to ask you to go mess with the man. Stato prigioniero in Vietnam, Tommy. And we're the ones to deliver it. Quindi ha fatto la guerra dal Vietnam. And show this city how pissed you are. Dai, allora giochiamo. Facciamo un bel lavoro. Forse mi conviene più utilizzare questa arma perché fa salire di più il... Vedete? Paradossalmente le armi meno potenti sono le migliori. Dovrebbe esplodere. Ciao amico, so che sei un membro del gruppo, ma io devo fare il bordello. Prima l'ho fallito, ma ho guadagnato un trofeo. Sì, questa è una buona occasione per portare le stelle al massimo. Peccato che io abbia fallito all'ultimo. Sale tutto abbastanza in fretta, bisogna dirlo. Qui forse mi conviene un colpo di lanciarazzi per velocizzare e portare, ecco, vedete? Pensavo di farcela, di fare due piccioni con una fava, invece ho toppato. Vedete come sale molto più velocemente, così? Ah, già che sono qui mi conviene prendere di nuovo il giubbotto. Ah, non c'è, è vero. Quando lo si prende poi non riapparirà per un po'. Vabbè, mi accontento della mia vita classica. Allora, l'elicottero è quello che fa aumentare di più. Dov'è? Ok, è lì. Visto, finita. Però le stelle rimangono. E quello è il problema. Ragazzi, una macchina, velocemente. Con 6 stelle sarebbe stata dura scappare. Va bene, dai, vado al paint spray, recupero un po' di roba e poi non lo so. Eccomi di fronte a Love First, ho deciso di fare questa per oggi, l'ultima. Vamos. Killer psicotico, bella. Sì, bisogna ammazzare il killer. Tommy, man, I'm glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am not joking, Gan. It's heavy stuff, man. Heavy, Gan. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Io fossi in lui mi depilerei le gambe. What a Percy likes to do that. Shut up, you fool. Just because jazz bomb sheep. It's a love rocket thing, Gan. Shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Love Fist. Ma non che sia proprio un male, Tanto sono una band che canta in playback. Va bene, dai, facciamo questa. Velocemente, devo prendere il loro mezzo. Guida la limousine alla sessione di autografi e cerca di attirare lo psicopatico. Bene. Una bazzecola, in realtà. Sì, è qui. Guardate le fan. Le gruppi. Questa non è una gruppi. Che cosa ti hanno fatto quei strafattoni? Beccalo psicopatico. Non farlo scappare. Ma dove volete che vada? Lo asfaltiamo subito. È già spacciato in realtà. Ma lui ancora non lo sa. Solo che quest'auto è lenta. È una limousine. Anche la sua non brilla per la velocità. Allora, lo secchiamo col lanciarazzi. Addio. Neanche il tempo di uscire dal mezzo. Pover uomo. Lo si vede. È carbonizzato. È lui? Adesso sembra veramente una lei.
Va bene ragazzi, spero che questa quinta puntata di GTA Vice City Definitive Edition vi sia piaciuta. Io mi fermo qui con il nostro Tommy, col suo bel lanciarazzi in mezzo alla città. Abbiamo fatto un bel casino. Va bene, alla prossima. Ciao!